Forza Pinocchio, vieni anche tu. Qua finalmente avrai tutto ciò che vuoi. Sarai felice senza impegno, senza sforzi. Tutti i sogni sono i tuoi. Sarà l'arte a 360 gradi, abbracciando più tematiche e concetti, ad essere tema dell'edizione 2018 del Paese dei Balocchi, che tornerà a Bellocchi di Fano dal 17 al 20 agosto. Impara l'arte, non metterla da parte, è infatti lo slogan della 15ª edizione dell'evento, che attraverso laboratori, incontri e spettacoli permetterà ai visitatori in Piazza Bambini del Mondo di riflettere, giocare, divertirsi ed esprimersi. E a racchiudere in un unico scatto il concetto di arte a 360 gradi, un'arte che può avere varie declinazioni, ma comunque tutte fonte di libertà e gioia, è anche la nuova immagine del Paese dei Balocchi, creata grazie allo studio QB Comunicazione e il fotografo Wilson Santinelli, che hanno ricreato in fotografia Retrospect, il quadro forse più famoso di Kate Herring, writer statunitense. Quest'anno l'edizione del Paese dei Balocchi è incentrata su un tema che è il tema dell'arte. E l'arte poteva essere intesa in molti modi, noi l'abbiamo cercato di equilibrare in questo senso, cioè partendo dal sottotitolo e dall'immagine che vedete, cioè impara l'arte e non metterla da parte, che è stravolto diciamo, dal senso comune. Vuol dire che affinché gli adulti, che magari hanno dei talenti che ormai sono da rispolverare, abbiano il tempo e le capacità per poter affrontare e magari riprendere le loro passioni e i loro talenti, qualunque esso sia. Nello stesso senso anche per i bambini, perché lo trovino il loro talento, che a volte non è proprio comune. Quindi teatro, danza, come vedete anche da questa immagine, ci sono quattro esempi che sono la poesia e quindi le lettere, il teatro, la musica e la danza. È proprio legata all'arte per valorizzare il patrimonio dei popoli, per tramandare storia, usi e costumi, ma anche per salvare vite umane, è la figura del nuovo sindaco del Paese dei Balocchi, ovvero Don Antonio Loffredo, sacerdote del Rione Sanità di Napoli. Per rappresentare questo tema di quest'anno abbiamo scelto un personaggio importante, una persona veramente che ha dato dei grandi segnali positivi, è un prete, è il prete del Rione Sanità di Napoli, si chiama Don Antonio Loffredo e Don Antonio Loffredo c'entra con l'arte perché lui l'ha usata come riscatto per le persone di quelle zone difficili e anche come stimolo per i ragazzi che è riuscito con i ragazzi della sua territorio a riaprire le catacombe di San Gennaro, di San Gaudioso e poi aprire gli spazi al teatro, alla musica, spazi che avevano in quantità ma che fino a quel momento erano diventati il ricovero delle vecchie attrezzature. Quindi questo è quello che vogliamo, il messaggio che vogliamo comunicare quest'anno e abbiamo scelto lui proprio perché è stato un comunicatore di bellezza e anche di arte e di cultura.